Il culto dell'Immacolata nella chiesa termitana affonda le sue radici in tempi molto lontani. Sicuramente molto ha contribuito al suo nascere la cultura bizantina, che dal VI secolo dominò la Sicilia. Gli inni della liturgia bizantina sono ricchi di invocazioni alla Vergine Maria, che spesso la invocano la tutta Immacolata e che sicuramente creano un rapporto privilegiato nei cuori dei siciliani. Ne sono prova l'affresco nella chiesa di Santa Caterina e la sinopia nel vecchio muro dell'antica chiesa madre. La presenza degli ordini mendicanti e francescani nella nostra città accrebbe e rinvigorì il culto mariano. La presenza del re di Spagna fece esplodere il culto all'Immacolata. Questo magnifico altare e la lapide marmorea posta all'ingresso di questo duomo comprova quanto detto. L'annuale festa dell'Immacolata nel suo triplice e diversificato svolgersi dell'unica celebrazione nella nostra chiesa di Termini ci testimonia il caldo e generoso rapporto verso la Vergine Immacolata. Nella processione notturna vi è l'intuizione originaria di un pellegrinaggio penitenziale che si concludeva alla Chiesa Madre con la confessione generale. In quella del mezzogiorno è l'esplosione della fede, in cui è presente tutta la Chiesa Termitana nelle sue varie articolazioni. In quella della sera è la festa per il dogma proclamato da Pio IX nel 1854. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. Con le parole di San Bernardo, la preghiera alla Vergine scritta da Dante Alighieri, iniziamo questa carrellata su Termini Merese, città mariana per eccellenza. Per secoli, per generazioni, questa città è stata legata ed è legata a Maria, in particolare sotto il titolo dell'Immacolata. E tutti hanno saputo e sanno che senza ricorrere a Maria è come se si volesse volare senza ali, quindi non si riesce a volare. Ecco, noi da qui partiamo, da questa sommità del castello di Termini Merese che sovrasta la città e che ricorda migliaia di anni di storia, ma ricorda anche secoli di devozione a Maria, secoli di devozione all'Immacolata. Thank you.
passano gli anni, i decenni e persino i secoli, ma la fede per l'Immacolata non cambia, anzi si rafforza. E Termini Imerese, la città che ha fatto di questa fede storia e tradizione, la città forse l'unica dove ogni anno ben tre processioni attraversano in due diversi momenti la città per portare in trionfo Maria. Il culto della Madonna e in particolare dell'Immacolata Concezione a Termini Imerese risale a parecchi secoli fa. In effetti questo culto proviene dall'Oriente, dalle chiese d'Oriente, proviene dal primo millennio dopo Cristo. Poi si è trasferito in Irlanda, in Sicilia e tramite i Normanni si è esteso un po' in Italia. Noi abbiamo una prova documentale a Termini Imerese del culto già concreto alla Madonna Immacolata, all'Immacolata Concezione, che ancora non era dogma, e risale al 1624. In effetti è una lapide marmorea che si trova nel nostro Duomo, quasi all'ingresso, e ricorda come la città di Termini Imerese fu devota e fu riconoscente alla Madonna Immacolata per la salvezza dalla peste, da una pestilenza. E in quell'occasione l'Immacolata diventò il primo patrono, il patrono principale di Termini Imerese. E la conferma di questa circostanza del fatto che l'Immacolata è il patrono principale di Termini Imerese viene da una statua che si trova nella chiesa della Gancia a Termini, alla base della quale c'è scritto proprio patrona principalis uius civitatis, patrona principale di questa città. Ma c'è anche un altro ricordo che si trova sempre nel Duomo di Termini, nella cappella dell'Immacolata, nella bellissima cappella dell'Immacolata, accanto all'altare del sacramento. Lì c'è una statua marmorea con veste dipinta, la statua risale al XVI secolo, quello è l'altare della Concezione, un altare di tipo barocco, alla base della statua è scolpito lo stemma della città di Termini. Si vede chiaramente lo stemma col monte, San Calogero sul monte e ai lati Imera e Stesicoro, oltre la Capretta. Allora, il motivo è proprio quello che la città, col suo stemma, col simbolo più importante della città stessa, si è dedicata all'Immacolata, si è dedicata a Maria. Yeah.
i titoli con i quali la Madonna è venerata a Termini Imerese sono numerosissimi. Già sono indicativi quelli che si possono trarre dalle chiese a lei dedicate, per esempio Maria Santissima della Consolazione nell'omonimo santuario del 1553, Maria Santissima dell'Itria, che noi diciamo dell'Itria ma è Maria Santissima Odigitria, dal greco odosso e ago, che significa guida nel cammino, Santa Maria della Misericordia, oggi fa parte del museo, Maria Santissima della Catena, che ricorda come la Madonna intervenne per spezzare le catene ad un prigioniero che era stato ingiustamente arrestato, Maria Santissima del Carmelo, nella chiesa omonima, Maria Santissima Annunziata, Maria Santissima dei Peccatori, quella è un'edicola votiva alla Marina, una grande edicola votiva, Maria Santissima dei Pescatori, altra grande edicola votiva alla Marina, Madonna Bella, altra grande edicola votiva con bellissimo quadro nella via Madonna Bella, Maria Santissima di Costantinopoli, è quasi una cappella nella via Gregorio Udulena. E poi ci sono le varie immagini, la prima di tutte è sicuramente nel cuore dei Termitani, è l'Immacolata della Maggior Chiesa, poi l'Immacolata di Porta Palermo, perché così la intendiamo, l'Immacolata di San Francesco Saverio o Madonna della Neve. Perché Madonna della Neve? Perché proviene dalla chiesa di Maria Santissima della Neve, poi ci torneremo. Poi la Madonna Assunta, venerata nella chiesa di San Girolamo, meglio conosciuta come i Cappuccini. Maria Santissima Regina del Paradiso, venerata nella chiesa di San Carlo. Maria Santissima Regina della Pace, venerata nella chiesa di Santa Maria di Gesù, che tutti conosciamo come Gancia. Maria Santissima Addolorata o della Soledad, collegata con il Cristo morto nella chiesa di San Giuseppe. La Madonna del Ponte è un medaglione marmoreo molto bello che si trova nella chiesa madre e che proviene dal ponte non più esistente sul fiume Torto, che nel 1842, dopo la distruzione del ponte, venne trasferito il medaglione per iniziativa, così ricorda un'iscrizione, del sottointendente Puoti. E poi l'Immacolata di padre Filippo Sceusa. Padre Filippo Sceusa, un santo sacerdote termitano, morto in odore di santità, questa immagine che lui stesso definì prodigiosa, il cui originale si trova nella chiesa, nella parrocchia di San Carlo, ma ci sono anche delle edicole votive con questa immagine. Ecco, questi sono i numerosi titoli, ma ce ne sono tanti altri, sotto i quali la Madonna viene venerata a Termini Imerese. Però abbiamo detto che il titolo principale è quello dell'Immacolata, l'Immacolata Concezione, e che sotto questo titolo la Madonna veniva venerata prima che il Papa stabilisse che l'Immacolata Concezione era un dogma di fede.
Sicuramente la più importante è l'Immacolata della Maggior Chiesa. La statua fu realizzata in legno di cipresso dipinto, cipresso perché è un legno che si mantiene di più, non tarla, ha una durata notevolissima. Venne realizzata, dicevamo, dallo scultore palermitano Quattrocchi nel 1799. Sono passati già più di 200 anni. E costò la bellezza di onze 14, tarì 8 e grana 5, che al valore odierno è una somma di 230.000 lire. Nel 1852 il pittore termitano Giuseppe Culotta rifece il colore esterno, la ridipinse la statua. Lo scultore termitano Filippo Sgarlata, grande scultore, grande medagliista, alla fine degli anni 50 ne fece una copia per i termitani di Toronto, per i nostri emigrati. Una copia che, devo dire, è altrettanto bella. Ma nei secoli il culto dell'Immacolata è andato sempre a crescere. Nel 1888, su iniziativa dell'architetto Agostino Lanasa, venne fondato un solenne novenario. La novena antecedente, cioè le preghiere che si fanno nei 9 giorni antecedenti la festa. Nel 1912 fu eretta l'attuale custodia, in muratura, in sostituzione di quella che fino allora aveva custodito la Madonna ed era in legno. Il progetto lo fece l'ingegner Giuseppe Indovina, le porte in ferro furono dipinte dal professor Messina, professor Leopoldo Messina, che poi anche l'autore, il progettista del monumento ai caduti a Termini Bassa, ed Agostino Indovina, che poi è il figlio di Giuseppe Indovina, altro ingegnere. Nel 1995 le porte in ferro sono state tolte e sostituite da una chiusura a vetri a giorno per consentire a tutti di poter in qualsiasi momento pregare non dietro la porta, ma direttamente vis-à-vis, direbbero i francesi, con l'immagine. Il fercolo, quella che noi chiamiamo bara, il supporto di legno, è del 1933 e da allora è costato 12.000 lire. Nel 1995 la statua è stata restaurata dal maestro Carmelo Calvagna, che ha ripreso i colori originari del Quattrocchi trovati sotto le incrostazioni dei colori passati da Culotta nel 1852 e li ha rifatti perfettamente, così come anche la bara, così come anche il fercolo è stato restaurato nel 1995 dal professor Felice Di Lorenzo. Siamo in buone mani, auguri, un abbraccio e poi
non vi dico altro che altra cosa sulla notizia della mattina. Termini e città di mare. E l'Immacolata certo non poteva non far sentire la sua presenza di madre affettuosa e protettrice di quanti vanno per mare, esposti a tanti pericoli per svolgere il loro duro lavoro. E così eccola Maria, anche lì, al porto, vicino a quel mare, a volte cheto, a volte aggressivo e burrascoso. Siamo con il geometra Graziano, ex presidente della congregazione della Immacolata della Chiesa Madre, al quale chiediamo come nasce l'idea di porre proprio lì questa immagine dell'Immacolata. La data certa di istituzione della congregazione è nel 1884, anche se ci sono dei presupposti che lo fanno ritenere antecedente ancora a quella data. Solo che noi, la congregazione, ha uno statuto di istituzione del 1884 del cardinale Celesia. Da lì è venuta l'idea di creare nel centenario della costituzione della congregazione qualcosa, lasciare un segnale, qualcosa di duraturo che perpetuasse questa. E nella considerazione che a termine si sa che l'omaggio all'Immacolata, l'attaccamento della fede, la devozione all'Immacolata è tantissima, ma particolarmente sentita anche nel mondo della marineria. Vero è che adesso non si fa più, ma i più anziani ricorderanno che quando l'Immacolata veniva portata dopo il novenario a Termine Alta in processione, tutto il tragitto e il percorso di Termine Bassa veniva trasportata da ambiente della marineria in divisa dei marinari, quelle che avevano fatto i militari. Da qui l'idea di costituire questa forma di gemellaggio tra l'Immacolata, che nella consuetudine popolare veniva intesa come Immacolata dei contadini di Termine Alta, invece noi abbiamo voluto dare un segnale che l'Immacolata è di tutti, dei contadini, della marineria e di tutte le forze imprenditoriali e sociali di Termine. E lì, avendo contattato lo scultore Gerace, un altro, se non termitano, ma comunque ha vissuto molti anni a Termine ed è un devoto, ci è venuto incontro a sostegno di questa spesa che poteva essere per certi versi per noi non sostenibile. E tra l'altro ci ha dato un'incentivazione, dire se voi mi portate del materiale da fondere, io mi prendo soltanto il lavoro necessario per... E si fece una gara a raccogliere rame e tutto quello che poteva essere utile. Ed è venuto fuori il cuore, contadino, si fece una gara di andare a trovare vecchie pompe per irrorazione anticrittogamica di rame che c'erano una volta, adesso sono di plastica, rubinetteria, e tutto pentole, tutto ciò quello che era di rame si è raccolto e si fece una grande, diversi chili di questo materiale che sono stati peraltro sufficienti a fare la fusione che si fece nella fonderia Sardo di Palermo. Nella gettata che si fece del calcestruzzo per attaccare l'immagine fu lasciato un vuoto che il giorno dell'inaugurazione doveva contenere qualcosa che poi fu una sorpresa perché non tutte però purtroppo hanno visto questo andava ancora a rinsaltare ulteriormente quel tipo di rapporto che con quell'iniziativa la congregazione ha voluto fare, quello di rinsaltare il rapporto, fare impropriamente un gemellaggio tra l'ambiente contadino che gestisce in gran parte la veste della Immacolata e l'ambiente della marineria. E allora dentro un barattolo sono state racchiuse un pezzo di rete di marina e un ramo di olivo. Questo sigillato, fortunatamente è stato calato in questo buco che era stato già apposto e successivamente ricolmato di cemento. Sempre nella chiesa del Duomo abbiamo detto che c'è la statua marmoria che prima della realizzazione dell'Immacolata, quella che oggi esce per la processione, era venerata ed è stata venerata
fin dal 1624, con quella famosa lapide che, a cui abbiamo fatto riferimento. Per lungo tempo, sia questa Immacolata che anche altri simulacri sono stati via via ricoperti da gioielli, da ex voto, e tant'è che ci fu un momento che la Madonna, soprattutto l'Immacolata della Maggior Chiesa, era totalmente coperta dall'oro, dai gioielli, dagli argenti, dagli ex voto, che venivano offerti non soltanto dai ricchi, ma anche, e direi soprattutto, dal popolo, da tante donne che avevano una sola collanina e, pur di ottenere o pur di ringraziare per una grazia ottenuta, se ne privavano per darla alla Madonna, riconoscenti. Venne un momento in cui la Chiesa ritenne che ogni eccesso poteva essere ritenuto un difetto, e quindi si stabilì che tutta questa massa di oro e di gioielli non dovesse essere più posato sulla Madonna. Anche lì ci fu un momento di critica, di lagnanza, perché ciascuno voleva che il proprio gioiello, che il proprio ex voto fosse lì vicino alla Madonna a testimoniare la fede e il culto. E però, come tutte cose, col tempo ci si rende conto che forse è meglio così. L'oro della Madonna è ben conservato, l'oro della Madonna ha formato oggetto anche di una ricca, importante, profonda pubblicazione curata da due attenti studiosi di Termini Imerese e da una professoressa dell'Università di Palermo, e in un futuro non lontano farà parte del museo che speriamo sarà realizzato nella nostra città, un museo di quadri, di oggetti, di culto religioso. Questa che vedete alle mie spalle è la parrocchia della Consolazione, e fu qui che nel 1985 l'immagine della Madonna della Chiesa Madre venne derubata dello stellario. Una, come dire, un'azione brutta, certamente, che fece scalpore tra i fedeli termitani, e al quale si pose provvisorio provvedimento grazie all'intervento dell'IAL, che nel suo istituto ne fece costruire uno nuovo. E quest'anno, finalmente, in occasione del giubileo del 2000, dopo 15 anni, la congregazione, con grandi sacrifici, è riuscita a dotare l'immagine dell'Immacolata di un nuovo stellario, che è stato posto intorno al capo dell'immagine il 29 novembre, davanti a centinaia di fedeli in occasione dell'inizio del novenario. Altra Madonna, altra immagine particolarmente venerata e particolarmente seguita e che ha caratteristiche eccezionali è la Madonna di San Francesco Saverio, o la Madonna della Neve, o come si chiama anche la Madonna della Notte. Perché della notte? Lo sappiamo noi tutti termitani. Della notte perché è
una processione che si fa di notte, anzi se ne fanno due, perché a Termini abbiamo pure questa peculiarità che la processione dell'Immacolata del Duomo l'8 dicembre scende a Termini Bassa, poi sta per alcuni giorni in una delle parrocchie di Termini Bassa e poi risale la domenica successiva. E anche questa della Madonna della Neve ha ben due processioni notturne che sono partecipate, sono frequentate da centinaia e centinaia di persone. La confraternita di Maria Santissima della Neve risale al 31 agosto del 1778 e fu fondata nell'omonima chiesa, non più esistente, nell'attuale Via della Neve. È una stradina che si diparte dalla Via Roma e va verso la zona di San Pietro, l'ex orfanotrofio Santa Lucia San Pietro. Nel 1858 la confraternita si trasferì nella chiesa di San Francesco Saverio,
l'immagine originaria, però in cartapesta, risalente alla fondazione, cioè al 1700, è ancora conservata nella chiesa di San Francesco Saverio. Non è pregevole sotto il profilo artistico, ma è sicuramente importante e pregevole sotto quello storico. Circa 10 anni fa, il 28 novembre del 1991, durante una celebrazione effettuata nella piazza La Masa, il cardinale Salvatore Pappalardo ha benedetto la nuova corona, bellissima corona, che ha posto sul capo del simulacro. Realizzata questa corona per la volontà dei confrati e per la generosità dei tanti termitani. Benediciamo la corona che sarà poi imposta sulla statua di Maria. Ma questa processione della notte ha una caratteristica particolare che purtroppo adesso si è persa e che era quella dei fasci di Disa che venivano incendiati e venivano trasportati a mo' di fiaccole per rischiarare il cammino della processione. Mio padre raccontava che i suoi genitori erano stati testimoni di quello che era successo a Termini Imerese l'8 dicembre del 1854, quando Pio IX ha emanato con una bolla il dogma dell'Immacolata Concezione. Ecco, a Termini Imerese, dove, come abbiamo detto, il culto dell'Immacolata Concezione risaliva quantomeno a 4 secoli fa, quando i termitani seppero che il Papa aveva messo il sigillo, aveva confermato in modo indiscutibile questo culto e l'esistenza dell'Immacolata Concezione, i termitani fecero festa spandendosi per le campagne e salendo sulla montagna e raccogliendo i busi di Disa. Ebbene, i termitani andarono a raccogliere questi fasci di Disa, li legarono ben stretti e incendiandoli alla sommità, dando loro fuoco alla sommità, ne fecero delle grosse, grossissime fiaccole e per tutta la notte girarono per Termini con queste fiaccole facendo festa, inneggiando alla Madonna, inneggiando al Papa, inneggiando soprattutto all'Immacolata Concezione. Altra processione che si interseca con quella della Maggior Chiesa e con quella della Madonna della Neve è la processione della Madonna di Porta Palermo, cosiddetta di Porta Palermo. La Madonna viene custodita in questa cappella che è stata inserita nel muro
nel muraglione posto a difesa della città lato Palermo. Se ne ha notizia sicuramente dai primi del Novecento, fine anzi Ottocento. Esiste già questa cappella con un simulacro. Il simulacro successivamente è stato sostituito da uno più bello, ma anche il precedente è conservato. Siamo nei pressi della parrocchia di Sant'Antonio, qui a Termini Imerese, ed è qui che si svolge il solenne novenario della Immacolata di Porta Palermo. In alcuni documenti storici si parla di un comitato per la festa della Madre Immacolata di Porta Palermo, il quale ogni anno si riuniva e raccoglieva i fondi necessari per le celebrazioni liturgiche e la processione. Come peraltro risulta da un documento datato dicembre 1894, dove sono anche riportati i nomi di varie persone con l'importo della relativa offerta, mentre in un altro documento manoscritto datato 8-16 dicembre 1899, analoga lista viene stilata per la solenne organizzazione di un viaggio notturno di Maria Santissima Immacolata di Porta Palermo. Nel dicembre del 1900 si trova invece il primo contratto stipulato con il direttore della banda musicale di Termini Imerese per lire 100 su carta bollata, pensate, di 5 centesimi. Dagli archivi della congregazione abbiamo poi trovato una foto del dicembre 1904 dove il comitato preparava la celebrazione della festa nella cappella di Porta Palermo, antistante la piazzetta numerosi fedeli devoti a Maria Immacolata.
In un altro documento che risale al 27 dicembre del 1906, il prefetto del circondario di Termini Imerese autorizza il deputato della cappella alla celebrazione delle funzioni. Il 5 giugno del 1909, grazie alle offerte dei devoti, il signor Francesco Badalì dà mandato alla ditta Felice Avella per la fornitura dei marmi per ornare la cappella di Porta Palermo. Nei primi tempi la celebrazione del novenario si svolgeva nella chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Mazzini, oggi sala convegno del Museo Civico della città. Successivamente fu spostata nella chiesa di Santa Croce al Monte, denominata il Pantheon, e nell'ottavario successivo invece l'Immacolata di Porta Palermo veniva portata nella chiesa della Madonna di Odigitria. Infine nel 5 novembre del 1966 la suddetta celebrazione, per disposizione del cardinale arcivescovo Ernesto Ruffini di venerata memoria, viene officiata nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, nella cui zona in pratica ci troviamo. Nel 1976 viene commissionata in Val Gardena la nuova statua della Madonna, una scultura lignea che viene benedetta nel maggio per il mese mariano. L'8 dicembre del 1982 il parroco Don Francesco Anfuso chiede a mezzo lettera al cardinale arcivescovo Pappalardo di erigere a confraternita il comitato preesistente, e nel 31 maggio del 1983 sua eminenza appunto ne dà ufficializzazione. Nel maggio del 1900 viene realizzato il primo fercolo, costato allora, come risulta da documenti ufficiali, 99 lire ed 80 centesimi, ed è con questo che fino al 1924 viene portata in processione la prima immagine della Immacolata di Porta Palermo, realizzata in cartapesta da ignoto ed ancora oggi custodita nella chiesa detta dell'Odigitria. In rare immagini dell'epoca si può vedere come in un'atmosfera di altri tempi centinaia di fedeli si riunissero proprio nella cappella di Porta Palermo per festeggiare, pregare e rendere omaggio all'Immacolata. Proprio su detta cappella, nel 1909, e su commissione della congregazione, allora ancora comitato, viene realizzato il prospetto al costo convenuto di lire 300, ma poi pagato di fatto 217 lire, con uno sconto di 83 lire, praticato dalla ditta Felice Avella, che era stata incaricata della realizzazione dell'opera. Ma ritorniamo nuovamente indietro nel tempo e precisamente al 1924, anno in cui la vecchia immagine viene sostituita con una nuova, realizzata sempre in cartapesta a Lecce nella bottega artigiana del Cavalier Carretta. E viene anche sostituito in quel periodo il vecchio fercolo e se ne realizza un secondo. La devozione dei fedeli nei confronti della Immacolata veniva dimostrata anche con l'offerta di ex voto, quasi sempre oggetti in oro ed argento che legati con fili venivano posti sulla statua. Questi oggetti venivano registrati e catalogati in un quaderno chiamato Giuliana, e avviene comunque negli anni 20 che nottetempo, durante il novenario, ignoti penetrarono nella chiesa dell'Itria rubando tutto l'oro. Immenso sbigottimento ed emozione suscitò in tutta la popolazione tale gesto, sicché molti fedeli durante il tragitto di ritorno si spogliarono dei propri oggetti in oro indossati per la festa, donandoli al passaggio della processione. Alla fine l'Immacolata di Porta Palermo poté fare rientro nella chiesa di Santa Maria della Misericordia con indosso un nuovo manto dorato, frutto della generosità e dell'amore di tanti fedeli.
Passiamo a tempi più recenti e precisamente al 1975. Su proposta dell'allora parroco della chiesa di Sant'Antonio, Giovanni Liotta, viene realizzata nel laboratorio artigianale Berger di Milano una terza statua, stavolta in legno, mentre nel 1999 alcuni giovani artigiani locali, tra cui Buscetta, Conforto e Maglio, rifacendosi al progetto originario del primo Fercolo, ne realizzano a costi irrisori uno nuovo. Vergine Bella, Madre Immacolata, l'ultima ora di sta vita amara, io voglio che a voi fossi consacrata, pigno di fili e di speranza cara. Voi siete la patrona e l'avvocata, senza difetto e senza nulla tara. Salva star muzza afflitta e sconsolata, dammi perdono con sentenza chiara. Salva l'umanità, salvaci tutti. Lo povero consola e l'ignorante, ed il amore tuo dacci di frutti. Dincia lo cielo, insemmola alle santi, vinti e dispersi li terreni flutti, e viva cantiremo tutti quanti. Ecco, mamma!